Non so quante volte in settimana voi uscite la sera per, diciamo, andare a cena o incontrarvi con amici o non so che cosa. In ogni caso, è poi anche uguale quante volte si esce la sera in settimana o anche il weekend, la borsa perfetta ci vuole sempre. E così oggi ho pensato di fare il video dove vi presento la mia collezione di clutch, pochette o diciamo borse piccole per la sera in generale. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel mondo di Mademoiselle Stella. Qui ogni settimana parliamo di moda, soprattutto di borsette e ogni tanto anche di viaggi. Per quello se anche voi siete amanti di questi temi, per favore iscrivetevi a questo canale così che so che vi piacciono i contenuti, ma soprattutto anche per voi così che non perdete il prossimo video. Ma adesso direi arriviamo al tema di oggi, ossia appunto la collezione di borsette o clutch o pochette per la sera. E è un video che è già stato richiesto diverse volte e anche già da diverso tempo. Devo ammettere che ci ho messo tanto a appunto fare questo video che avete richiesto. E pensavo all'inizio appunto di non avere abbastanza contenuto, diciamo di non avere abbastanza borsette o clutch o pochette da mostrarvi. E devo ammettere che pianificando questo video mi sono resa conto che ho diverse borse piccole per la sera, clutch o anche pochette. E così ho pensato di farlo in due parti, la parte numero uno che è quella di oggi e poi una seconda parte che vi faccio vedere un'altra volta. Nella parte di oggi vi voglio fare vedere le clutch, pochette o borse piccole, diciamo di gamma media, di brand conosciuti ma non troppo cari o anche di brand no name. E nel video che vi faccio poi vedere un'altra volta vi voglio fare vedere le borsette o le clutch o diciamo anche pochette di luxury brand, ossia di alta gamma che naturalmente sono un po' più care. Direi che le borsette ve le mostro in ordine alfabetico delle case che vi faccio vedere e incominciamo con la prima. È la prima borsetta che vi mostro è questa qui della marca Cousinelle. È carina, semplice e devo ammettere che questa qui la uso anche di giorno. Allora, ci saranno diverse borse che vi mostro, diciamo appunto borsettine che vi mostrerò che uso sia di giorno che la sera, però appunto le trovavo così eleganti che ho pensato che vale la pena menzionarle. In ogni caso, questa qui è la prima borsetta che vi voglio mostrare. Come vedete, qui davanti c'è una bella fibbia, c'è il manico per poterla tenere in mano per chi vuole. Qui dietro abbiamo un taschino se si vuole usare e il manico si lascia anche togliere. Si lascia togliere perché si ha l'opzione di tenerla naturalmente come piccola clutch per chi vuole, o se no anche, adesso ve lo mostro intanto che la apro, la si apre qui così. Qui c'è un'altra tasca a proposito, così che vedete anche un po' come è fatta la borsetta. E però c'è anche la tracolla. Allora, questa magnifica borsetta ha anche una tracolla. E non solo il manico. La tracolla anche lei si lascia mettere e togliere come si vuole. E qui, anche qui, la lunghezza della tracolla si lascia adattare come si desidera. Io la trovo veramente bella come idea, appunto l'opzione di avere sia la tracolla che il manico o appunto di togliere tutto, perché si lascia abbinare facilmente con tutto. Con tutto intendo con un outfit sportivo, ma anche uno abbastanza elegante, naturalmente non super chic, però anche lei può essere abbinata con vestiti molto carini e eleganti. La prossima borsetta che vi mostro è questa magnifica borsetta della marca Furla. L'ho comprata diversi anni fa ai saldi e la trovo magnifica. Cerco di farvela vedere il meglio possibile nella videocamera. Qui appunto vedete che ha anche i piedini e la trovo veramente carina perché la si può tenere in mano se proprio si vuole. Io però non la tengo mai in mano, io uso la tracolla. Adesso vi faccio vedere la tracolla. In ogni caso, per aprire la borsetta è la classica chiusura di Furla che abbiamo diciamo spesso nelle loro borsette e qui vedete che c'è una tasca. Adesso tolgo la tracolla così vi posso mostrare la tracolla. Qui chiudiamo la borsetta così che la posso mostrare un po' meglio. Allora, qui la tracolla appunto è fatta così, spero che lo potete vedere bene, la trovo veramente carina come è fatta. E poi all'interno della borsa, e spero anche che lo potete vedere,
C'è qui ancora un piccolo taschino e se no è vuota. La borsettina è molto carina, la uso abbastanza spesso, però ammetto che la uso quando so che non sto in giro tutta la sera perché il mio cellulare qui dentro non ci sta. Io ho un iPhone 11, quello lì me lo devo purtroppo sempre tenere in mano, o se ho un giacchettino con le tasche lo metto dentro nel giacchettino e proprio nella borsetta ci metto solo i fazzoletti, il mio card holder e se proprio voglio un qualche rossetto che mi porto presso, però appunto io di solito il trucco non me lo porto mai presso perché non ce l'ho bisogno, lo faccio già a casa e poi basta. Qualcuno di voi forse dirà: ma che borsetta scomoda se non ci posso mettere dentro il cellulare. Devo ammetterlo, non è la cosa più comoda perché quando io esco di casa mi piace poter mettere dentro, diciamo, le cose essenziali che ho bisogno nella borsetta, però la trovavo così carina e mi sono detta: intanto la sera non è che si esce appunto tanto a lungo, o se si esce la sera sia sempre un qualche giacchettino dove si può mettere dentro il cellulare e per quello l'ho presa. Come forse avete già capito da qualche video che ho già fatto, io sono un amante del brand Furla, le loro borsette mi piacciono un sacco e ne ho anche diverse nella mia collezione, per quello ne ho anche una seconda che vi voglio mostrare ed è questa qua. Questa qua è una borsetta che ammetto, la uso anche di giorno perché è molto carina, può essere sportiva ma anche elegante e ha una forma molto speciale. Spero che potete vedere bene la forma, è diciamo tipo rotonda, no? Qui sotto è però appiattita, c'ha il manico e dopo vi faccio vedere anche una tracolla. Ha la doppia cerniera che io trovo fantastico avere l'opzione della doppia cerniera e poi la cerniera si apre veramente fino in fondo alla borsetta. Adesso la apro così che me la posso fare vedere e se vi chiedete con quali abiti da sera abbino sia questa borsetta qua che quella che vi ho fatto vedere prima, quella diciamo fucsia di Furla, le abbino entrambe con abiti da sera che ho completamente neri o anche completamente bianchi perché così risalta la borsetta e fa un effetto wow, diciamo, e lo trovo veramente bello. In ogni caso adesso vi mostro la borsetta all'interno, prima tolgo la tracolla che dopo ve la mostro e questo qui è l'interno della borsetta. Come vedete c'è una tasca qui con la cerniera, qui dall'altra parte c'è un taschino senza cerniera e appunto vi ho detto che la borsetta si lascia aprire veramente bene e comunque le cose non cadono fuori dalla borsetta perché qui c'è un pezzo di stoffa che salva quello che c'è da parte. E qui posso mettere dentro appunto il mio cellulare, per quello mi piace tanto anche usarla di giorno, così quando so per esempio che sono in giro tutto il giorno e poi la sera esco direttamente a cena o a bere un tipo un aperitivo o qualcosa del genere, la porto volentieri con me tutto il giorno. Adesso, come promesso, vi mostro anche veloce la tracolla, appunto si può mettere e togliere e adesso devo veloce scivolare un po' più vicino. Ecco che sono più vicino alla videocamera e come vedete qui si lascia anche adattare la lunghezza della tracolla. La tracolla appunto è molto fine e la borsa è in pelle come anche la tracolla, ma appunto a me piace un sacco perché si ha sia l'opzione di metterla a tracolla di appunto tenerla al manico. La prossima borsetta è della Maison Guess ed è questa qua. Adesso cerco di farvela vedere un po' meglio. È tipo un rosino molto ma molto pallido. Non so se la videocamera appunto è capace a riprenderlo veramente bene. In ogni caso si può portare la borsa così che naturalmente si può mettere sopra le spalle. Si può anche nascondere la catenina nella borsetta e poi usarla come piccola clutch per chi vuole. O se no si può anche fare lunga e naturalmente mettersi la borsetta crossbody, così che naturalmente si hanno le mani libere anche, e anche quello è molto ideale. Questa borsetta, devo ammetterlo, non l'ho comprata nuova, l'ho comprata al mercatino dell'usato, perché a me ogni tanto piace andare sia ai mercati, diciamo quelli appunto dove si comprano le cose, quelle nuove, tutto normale, o anche appunto al mercatino dell'usato che ogni tanto si trova qualcosa di carino. Questa qui l'ho trovata appunto lì, la vendevano e mi è piaciuto perché ho detto ogni tanto ci vuole anche una borsetta del genere, però devo ammettere che l'ho comprata perché mi piaceva e però non l'ho quasi mai usata. Adesso ve la faccio vedere anche dall'interno, come vedete qui c'è un taschino con la cerniera, se no una tasca grande,
e dall'altra parte abbiamo perfino l'opzione da mettere dentro diverse tessere. Vorrebbe dire che naturalmente non ci vorrebbe il card holder. Io quegli spazi lì non li ho mai usati perché appunto io ho il mio bellissimo card holder e lo uso tanto e faccio prima mettere dentro quello lì e tirarlo fuori che mettere dentro tutte le singole tessere in quei buchi che sono previsti e così non li uso, ecco. Però comunque anche lei è molto carina e questa qui spesso la abbino a un vestito che ho, che è abbastanza dello stesso colorino come appunto la borsetta, e però appunto devo mettere, non l'ho usata tanto, per quello anche qui non è che ho tanti outfit da mettere, perché quel vestito nero andrebbe bene, però non risalta e per quello mi dispiace metterla. Forse andrebbe appunto bene col vestito bianco, ma anche lì non risalta tanto, e se no appunto tanti altri colori dove potrei abbinarla non li ho. Comunque la trovo molto carina e per quello ce l'ho ancora nella mia collezione, perché ho detto forse un qualche giorno la userò di più, perché naturalmente gli abiti da sera si usano, si comprano anche dei nuovi, ogni tanto bisogna darne via uno perché non va più bene, e così mi sono detta questa qui comunque va bene per tutto. La prossima borsetta, anche lei non è una clutch, è una piccola borsetta, appunto di clutch ne ho veramente poche, devo dire. E in ogni caso la prossima borsetta è della casa Michael Kors ed è questa qua. È un color blu scuro, anche lei ha una perfetta grandezza anche per mettere dentro il cellulare, metto dentro anche i fazzoletti, il mio card holder, ogni tanto anche un borsellino che non è quello grande di Louis Vuitton. E questa qui però non si può tanto tenere in mano come una clutch e lei ha la sua tracolla. Qui appunto ha la cerniera per aprire e chiudere la borsetta e la tracolla è questa qua. La tracolla è speciale, qui ha il metallo come vedete e poi dopo è di pelle e qui si può anche adattare la lunghezza della tracolla. La tracolla non si può togliere per quello che prima l'avevo nascosta nella borsetta, perché quando la metto via nascondo la tracolla nella borsetta, e all'interno la borsetta è fatta così. Come vedete qui sopra c'è ancora una tasca con la cerniera, di qua invece abbiamo una tasca senza cerniera. Quello che amo è appunto l'apertura che è molto grande di questa borsetta, anche mi piace che appunto è così chiara all'interno, così che non si fa tanta fatica a trovare quello che c'è dentro, e poi la trovo appunto anche la misura esatta. Adesso finalmente vi faccio vedere una clutch, che è una delle poche che io ho, forse la si può anche chiamare diciamo pochette piuttosto, non clutch, e è anche lei della marca Michael Kors. Era una special edition ai tempi, appunto con questi bei fiorellini sia davanti che dietro. È un rosino chiaro, quello che a me piace è che appunto si può mettere qui dentro la mano per poi appunto, lo faccio vedere, tenerla in mano così se si vuole, o mettersela qui appunto sotto le spalle. Io però ogni tanto non la metto neanche intorno al polso, ma la tengo così. Ed è molto carina, però come vedete anche molto sottile. Ha la cerniera per aprirla. E se la apro all'interno vedete che anche lei è molto chiara, capiente, anche perché non ha solo la tasca grande, ha qui sopra anche un taschino senza cerniera, e dall'altra parte, spero di poterlo far vedere bene, anche qui la possibilità, come nella borsa Guess, di mettere le singole tessere che si hanno, però appunto qui ancora io uso il mio card holder e così non le uso. Qui ci sta dentro perfettamente appunto anche il mio iPhone 11, non è troppo spesso, poi ci metto dentro i fazzoletti, forse non proprio il pacchetto nuovo ma già usato così che non fa troppo spessore, e è una borsa, una pochette che uso tantissimo e mi piace anche un sacco. Della marca Michael Kors vi voglio fare vedere ancora un'ultima borsa, ossia questa qua, e questa qua è tutta nera. Anche lei molto semplice, molto carina, qui dietro ancora un taschino, non è molto larga però anche lei carina. Qui anche lei la si può tenere come una pochette o una clutch sotto qui il braccio, e per chi vuole, come vedete, qui ci sono due ganci piccoli per poter mettere la tracolla. Adesso la apro così che potete anche vedere l'interno, chiaramente è nera così non vedete tanto.
Per quello vi faccio vedere prima la tracolla, che anche lei, come già detto, si lascia mettere e togliere così che la si può usare come clutch la borsa, e la tracolla si lascia anche lei adattare nella lunghezza. Adesso vi faccio veloce vedere anche qui la borsa dall'interno, e abbiamo qui una tasca senza la cerniera e qua sotto, o diciamo adesso sopra, una tasca con la cerniera. Io la trovo molto comoda perché nel taschino con la cerniera ci metto il card holder, anche qui ci sta il mio iPhone 11 e naturalmente anche un pacchetto di fazzoletti, e per chi vuole ci può anche mettere dentro tipo un rossetto o il mascara perché ci sta dentro benissimo. Ci si potrebbe mettere anche un piccolo specchietto per chi vuole, una di quelle piccole spazzole pieghevoli, perché veramente ci sta dentro diversa roba. Dopo avervi fatto vedere tre borse della marca Michael Kors, vorrei farvi vedere una borsa di un brand che mi sembra che in Italia non sia molto conosciuto. Noi lo conosciamo tantissimo, in Svizzera è anche molto amato, ed è il brand Maison Moulin Rouge. Vi ho già fatto vedere una qualche borsa di quel brand lì, è un brand svizzero e fanno anche loro delle borse veramente belle e anche prezzi onesti, direi. E questa qui è una che anche lei l'ho presa del mercatino dell'usato, e però mi piaceva un sacco e per quello l'ho presa perché la trovo veramente carina per uscire anche la sera. Come vedete si lascia un pochettino adattare qui la lunghezza del manico, si può appunto mettere sulle spalle, e anche lei ha diciamo una grandezza ideale per poter portare in giro un casino di cose che si vogliono. E la trovo anche molto elegante. Lei la abbino spesso con il mio vestito, il mio abito da sera nero che ho, e ogni tanto anche con uno blu scuro, perché trovo che questo colore qua va appunto bene con quel vestito blu scuro, o anche uno blu chiaro, diciamo celeste, e anche lì va benissimo. Quando si apre la borsa, ve la voglio veloce fare vedere all'interno, è fatta così. Qui c'è una tasca con la cerniera, qui ne abbiamo una piccola e una grande senza cerniera, e poi qui c'è un piccolo coso per attaccare anche le chiavi. Io non lo uso perché appunto ho il mio key pouch di Louis Vuitton e per quello non mi serve, però ogni tanto attacco là le chiavi della macchina quando sono in giro in macchina, naturalmente, così che le trovo prima quando appunto le cerco nel casino della borsetta, perché anche se è piccola la borsetta, devo ammettere che ogni tanto è un po' difficile trovare le cose che si mettono dentro. In ogni caso, questa qui appunto è una borsetta che uso anche lei troppo poco quando esco la sera. Non chiedetemi il perché non la uso così tanto, perché dire il vero mi piace un sacco, e appunto adesso cercherò di usarla un pochettino di più. Poi ho anche questa borsettina qui, che questa qui appunto è una clutch ed è un no name, diciamo, è del negozio New Look, forse qualcuno di voi lo conosce. E appunto costava pochissimo, perché anche lei non l'ho presa nuova in negozio, ma l'ho trovata al mercatino dell'usato, e mi è piaciuta così tanto perché, come vedete, ha i fiorellini bianchi, è un bel celeste tipo un Tiffany blu, diciamo, con appunto i fiorellini bianchi. Poi mi piace questo dettaglio qui con l'argento, e poi appunto si può usare come clutch, se no si può aprire, e poi c'è una tracolla. Prima vi faccio veloce vedere l'interno, anche qui appunto vedete c'è ancora un taschino piccolo, e se no è fatta così, e la tracolla lei si lascia mettere e togliere se si vuole, io l'ho nascosta così che ce l'ho sempre a portata di mano, e poi quando ve la faccio vedere la tracolla è così. Allora, niente proprio di speciale come tracolla, però comunque esiste e va d'accordo con il pezzo in argento che c'è qua, la trovo veramente carina. Lei la abbino spesso con i miei vestitini che ho bianchi, ogni tanto anche con quelli neri, però praticamente mai con quello blu scuro perché trovo che non vada d'accordo. Qualcuno mi aveva già detto una volta di provare a abbinarla col vestitino blu scuro, però non mi convince, ecco, per quello non lo faccio, l'abbino proprio con l'abitino nero o se no completamente bianco.
Qui dentro ci metto l'iPhone 11, ci metto i fazzoletti e anche il mio card holder e ogni tanto un piccolo rossetto se proprio ho bisogno di portarlo con me. E se no molto di più non ci sta in questa borsettina, però appunto io la trovo magnifica come clutch e l'ho trovata così carina che ho dovuto comprarla. Se vi chiedete quale di queste borse che vi ho mostrato sono le mie o della mia più usata per la sera, devo ammettere che sono queste due qua di Michael Kors. Veramente le amo, le adoro e le uso tantissimo. Praticamente ogni volta che esco la sera queste qua le porto con me e appunto queste qui le adoro. Per favore fatemi sapere anche voi quali sono le vostre clutch, pochette o diciamo piccole borse per la sera che amate, così che ne possiamo parlare. E appunto se vi è piaciuto il video per favore datemi un like, se avete ancora voglia di guardare qualche video vi lascio qui dei video da guardare e se no vi auguro una buona settimana, alla prossima e ciao!